Buona giornata a tutti ragazzi. Allora, stasera c'è la partita Juventus Olympiacos, come sapete, di Champions League. Per la Champions League quest'anno sono rassegnato, quindi non sono scaramantico. Infatti ieri ho detto che oggi vinciamo 2-0 senza pensarci, senza scaramanzia, e che segna pure Mandzukic, va bene. E a proposito di Mandzukic, molti mi chiedono: ma come mai ce l'hai con Mandzukic? Perché oggi, anzi ieri, quando c'era, è venuta fuori la probabile formazione con Sturaro terzino destro e Mandzukic esterno sinistro d'attacco con Higuaín in prima punta. Ho detto: non mi preoccupo tanto di Sturaro terzino destro, ma di Mandzukic esterno. E molti hanno detto: ma come Mandzukic? Perché voi purtroppo i giocatori li trattate come intoccabili, quelli che vi piacciono a voi non si possono toccare, non si possono criticare e quant'altro. Allora, premettendo che Sturaro fece una grande partita contro la Fiorentina da terzino destro, ma è anche vero che la Fiorentina non pressava molto alta come magari possono fare squadre come Barcellona, come anche lo stesso Napoli e quant'altro, quindi Sturaro pressato alto, secondo me potrebbe andare in parecchia difficoltà, questo sicuro. Ma veniamo a Mandzukic, perché ce l'ho con lui? Non è che ce l'ho con lui, è che secondo me è una prima punta, fine, non è che. Perché molti dicono: ma come esterno ha fatto un grande lavoro l'altro anno e questo e l'altro, ok, perfetto, tutto d'accordo. Però, come esterni d'attacco, trequartisti esterni, io voglio giocatori che saltino l'uomo. Fine. Non voglio giocatori che mi diano una mano dietro, che lottino e quant'altro, perché questi giocatori poi alla lunga, muoiono fisicamente. E Mandzukic, infatti, in finale, a parte il gol, non ha fatto chissà cosa. Chissà che cosa. Vabbè, comunque. Mandzukic è una prima punta. Ok? Giocare dove gioca lui è come giocare in fascia a sinistra di centrocampo con il centrocampo a qua, cioè con il 4-4-2. È come quando io giocavo a calcio, ero attaccante, prima o seconda punta, e il mister decideva, perché non avevamo alternative, di mettermi alla destra o alla sinistra. È normale che, sì, per carità, devi avere fiato. Se sei un attaccante che ha fiato, riesci a correre comunque, però non riesci a dare quello che dai nel tuo ruolo originario, insomma. Vabbè, a parte questo, Mandzukic è un ottimo attaccante. Abbiamo visto contro il Torino che lui ha allungato, cioè ha accorciato la squadra in propensione offensiva, perché pressava molto alto. E quindi infatti abbiamo visto, e io ho notato questa cosa qui, che in fase di non possesso era un 4-4-2, in fase di possesso diventava non un 4-2-3-1 ma un 4-2-4 puro, con Dybala al fianco di Mandzukic, ok? E Dybala, secondo me, in quel ruolo, o vicino o dietro, appena dietro all'attaccante, deve giocare lì, deve giocare distante al massimo 25 metri, non come l'anno scorso. Perché lì Dybala è letale. Non vedo un Messi, dato che fate tanto il paragone con Messi, non vedo un Messi partire dall'area di rigore o da metà campo. Ok, ogni tanto lo fa anche lui, ma quando si è in contropiedi, non sempre. Non sempre. Mandzukic è un'ottima prima punta. Higuaín ora non è in forma. E questa è una critica che faccio ad Allegri. Tu, caro Max, hai avuto tanto, diciamo, tanta personalità con certi giocatori, ma con Higuaín e Mandzukic non hai questa personalità. Non riesci a escludere, a parte contro il Torino, ok? Però in partite importanti non riesci ad escludere uno per mettere un giocatore di qualità esterno sinistro, come Douglas Costa. Ma Douglas Costa, come può essere Bernardeschi? Adesso giocheremo col centrocampo a 2 quando torneranno tutti i centrocampisti, con Khedira, che è stato convocato, e Marchisio probabilmente dalla prossima. Spero di vedere un centrocampo a 3 con due trequartisti, con Douglas Costa e Dybala dietro a Higuaín o Mandzukic. Questo spero di vedere, ok? Ma quello che ci tengo a precisare è che Allegri non ha adesso il coraggio, in partite importanti, perché magari sabato c'era la scusa del turnover, adesso non ha il coraggio stasera, secondo me, di mettere o Higuaín o Mandzukic come prima punta. Spero mi smentisca, ma in questo momento Higuaín è fuori forma. Mandzukic è il vice Higuaín, perché non è un esterno d'attacco, non è un trequartista,
è una prima punta, ok? Con caratteristiche diverse da Higuain, va bene? È più in forma di Higuain, però lui rimane una prima punta, non è un esterno, non è un esterno. Ed è qua che io mi batto, non è che voglio dire ad Allegri non mettere più Mandzukic perché è un bidone. No, non è un bidone, non è che dico ad Allegri di non mettere più Mandzukic. Dico, e infatti prima del derby dicevo questa cosa, gli unici che sembrano, diciamo, esclusi dal turnover sembrano appunto Higuain e Mandzukic. Secondo me in questo momento, dicevo venerdì o giovedì al processo di Delio, insomma, dicevo che in questo momento Higuain è fuori forma, Mandzukic non è mai stato un esterno ed ero l'unico, uno dei pochi a dire già quando venne sperimentato questo nuovo modulo con il 4-2-3-1. Dicevo, io avevo visto meglio un 4-3-2-1, non con il 4-2-3-1, soprattutto con Mandzukic esterno. E venerdì avevo detto: spero di vedere un turnover anche di Higuain e Mandzukic, ok? Perché, e poi dicevo: Mandzukic, secondo me, se deve giocare proprio titolare perché Allegri stravede per lui, mettimelo al posto di Higuain come prima punta, perché Higuain non è in forma, allora mi metti Mandzukic, dato che fa un grande pressing offensivo, e mi serve lì il pressing a me, per far sì che la squadra avversaria non esca. Ogni tanto può succedere che esce come tutti, insomma, come in una partita può succedere che tu rischi di prendere il gol, concedi qualcosina, è normale, c'è l'avversario, è normale che qualcosa rischi, qualcosa concedi, qualcosa sbagli, è normale, però devi fare di tutto per far sì che ciò accada il meno possibile. E la miglior difesa è l'attacco. Adesso non dico di fare magari come fa il Napoli, come fanno altre squadre che vanno all'attacco, solo all'attacco. No, bisogna avere un equilibrio. Però se tu mi metti Mandzukic non ti cambia tanto se mi metti Mandzukic in attacco o come esterno, seguendo il ragionamento di Allegri. Quindi cosa ti costa mettermelo? Non me, sì, mettermelo prima punta, ecco. Mettimelo prima punta e siamo tutti contenti. Mettimi esterno a sinistra un Douglas Costa o un Bernardeschi e vedrai che anche contro l'Olympiacos potremmo anche vedere la stessa Juventus vista contro il Torino, cioè pressing dall'inizio fino alla fine, qualcosa hai rischiato, vabbè, qualcosa rischieremo anche stasera, però se tu sei sul 2-3-0, ok, rischiare ci può anche stare. Ma se tu invece sei sempre lì con l'1-0 e poi difendi l'1-0, rischiare significa rischiare di prendere il pareggio, non rischiare di prendere il 3-1. Poi ci sta da criticare, insomma, anche quando tu prendi il 3-1, è come ieri Napoli ha preso il 3-1, però a parte il 3-1 in sé, preso al 93esimo con la squadra che stava uscendo e quant'altro, ma il Napoli aveva rischiato anche sull'1-0 di prendere il pareggio, quando nel primo tempo, non mi ricordo che squadra, oddio, non mi ricordo la squadra avversaria del il Feyenoord, era entrato in area di rigore del Napoli. Ieri sul 2-0 aveva rischiato di riaprire la partita con il rigore sbagliato parato da Reina. E questi errori il Napoli li fa spesso. La Juventus quest'anno li fa più spesso rispetto all'anno scorso, però c'è ancora tempo insomma, per migliorare, perché il Napoli comunque è più avanti di condizione perché aveva i preliminari Champions League, ricordiamocelo questo. Non è che adesso il Napoli farà tutta la stagione così, ok? E poi giocano sempre gli stessi quasi, ok? È normale che poi fra qualche mese avranno un calo quando la Juventus sarà al 100%. Mettetevi in testa anche questa cosa. Non è che il Napoli tirerà sempre così, la Juventus giocherà sempre così. No, non sarà così. Comunque, tornando a Mandzukic, è questo. Mandzukic io lo vedo benissimo come prima punta, non come esterno. Come esterni, trequartisti o d'attacco, io voglio gente che salta l'uomo. E questa cosa, sì, col 4-4-2 vecchio, usavamo anche col 4-4-2 due esterni sulle fasce che saltavano l'uomo. Vi ricordate? Nedved e Camoranesi erano due giocatori che puntavano molto l'uomo. È come se mi metti Mandzukic fascia di centrocampo, non lo vedo tutto qua. Perfetto, questo è il mio punto di vista su Mandzukic. Non è che gli voglio male, non è che non lo voglio titolare, non lo voglio esterno. Fine. Ok? Se devi mettermelo, Allegri, mettilo, metti Mandzukic come prima punta al posto di Higuain.
Higuaín, che in questo momento non è più, non è in forma di condizione fisica e psicologica. Altra cosa, Higuaín, chi lo discute, è un incompetente, perché comunque Higuaín è vero che per dare un qualcosina, cioè per essere decisivo deve essere almeno al 90%, però Higuaín tornerà quell'Higuaín che conosciamo, eh? Non è questo Higuaín. Boh. Bene, ditemi la vostra su Mandzukic, io penso di essere stato sufficientemente chiaro. Però basta dirmi, attacchi sempre Mandzukic, come fai a criticare Mandzukic come se fosse Dio? No, ragazzi, è un giocatore normale che va criticato e va elogiato nella stessa maniera. Tutto qua. Buona giornata a tutti e sempre fino alla fine. Forza Juventus e ci vedremo probabilmente stasera per il post partita di Juventus Olympiacos, sperando di parlare di una vittoria, ma anche se comunque della Champions League quest'anno me ne frega relativamente. E guardando soprattutto, ragazzi, diciamo l'accanimento dopo il processo su di noi, che poi ci hanno assolto praticamente sia quello penale sia quello sportivo, praticamente è andata così. E guardando l'accanimento, io capisco, e anzi, non serve neanche spiegarvi perché io preferisca vincere 30, 35 scudetti consecutivi rispetto alla Champions League, ok? Io voglio vederli morire dentro, questi qui, questi stronzi. Buona giornata a tutti.